radicali su quelle che sono le loro patologie. Certo, perché sicuramente anche loro verranno a dirle: guardi maestro, io ho notato questo, insomma, miglioramento nella mia persona. Spesso uno fa delle cose perché dice sì, dovrebbero avere questi risultati, però dopo lascia sempre uno spazio per dire chissà, ma sarà così. Poi in effetti ho visto praticamente proprio le migliorie che hanno avuto. Sì. Lei pensa che sono anziani, e parliamo di terza età, che vanno dai 50 anni agli 80 anni. Le volevo chiedere proprio questo. Sì. Insomma, qui siamo età, diciamo, media. Sì, sì. Vedo anche qualcuno, insomma, più giovane, quindi è una comunque disciplina per tutti. Sicuramente, senz'altro. E lei pensi, voglio dire, che in Cina, diciamo così, in modo... circa 40-50 mila cinesi si alzano la mattina a fare questa attività, senza distinguere il fatto che siano bambini o grandi. Questo molti lo fanno senza conoscere, lo fanno come ginnastica ideale per mantenersi in forma. Uh-huh. E nonostante, diciamo, la Cina sia conosciuta sia per quanto riguarda le condizioni ambientali, le condizioni sanitarie, che non sono delle più floride, vediamo che in effetti il tasso di vita è molto alto, li arrivano fino a 80, 85, 90 anni. Quindi voglio dire, c'è qualche cosa di positivo sicuramente che si palpa. Quindi... Assolutamente sì. Maestro, le ci tengo a sottolineare, mi perdoni se l'interrompo, prego. Queste signore dell'Ausere che mi seguono da 10 anni, sono un gruppo di circa 50-60 persone, sono contenti di fare questo e vogliono fare soltanto questo perché in effetti hanno avuto proprio il loro tornaconto, come sol dirsi. Bene, ecco. Quindi è una dimensione nella quale si sono ritrovati, insomma, sì, riscoperti e adesso... vivono bene. Maestro, le posso chiedere lei dove si è formato? Perché ci terrei a lanciare un messaggio molto importante, ovvero quello di affidarsi nelle mani di chi ha determinate competenze, come lei in questo caso, e quindi di stare attenti. Io voglio dire questo, le competenze nel Tai Chi sono sempre come dire aleatorie, perché il Tai Chi non si comincia e non si finisce. Cioè quello che uno dà dal Tai Chi deve essere suo. Guai a trovare un istruttore, un maestro che dica il Tai Chi va fatto così, non è così. Il Tai Chi va fatto come uno lo sente. Il Tai Chi ha dei movimenti, delle forme che vanno, diciamo così, praticate, però non c'è nulla di fermo, presupposto. C'è tutto quello che ti dice il tuo corpo di fare, però sempre in uno schema ben definito. Certo, assolutamente. La mia formazione, io da 40 anni opero nella città di Reggio, essenzialmente nel karate. Infatti da 40 anni sono istruttore di karate, maestro di karate, con la palestra, con i ragazzi pure che frequentano, facciamo le gare e così. Ora, ripeto, io da 8-9 anni l'ho conosciuto e sono stato proprio entusiasta di questo. E faccio ugualmente sia il karate per i ragazzi, a cui faccio fare anche Tai Chi perché hanno avuto anche loro dei benefici, dopo se abbiamo tempo ne parliamo, sia soprattutto alle persone della terza età, a cui ci tengo tantissimo proprio. Noi sentiamo che c'è una musica, ecco, molto, molto dolce. Sì. La musica è importante sotto certi aspetti, perché come mi insegna lei, sa che la musica, diciamo, la musica dolce, la musica lirica, l'opera, sono soltanto delle sensazioni che ti procurano internamente, quindi ti preparano già all'interno ad assorbire quelli che sono i movimenti. E c'è sempre il discorso del connubio fra movimenti e mente, che deve essere sempre collegato, è inscindibile. Praticamente voglio dire, noi facciamo un esercizio di ginnastica, facciamo del footing per strada e possiamo pensare a qualsiasi cosa, possiamo pensare alla moglie, al figlio, alla cambiale, al mudo, dico, si fa ugualmente. Nel Tai Chi questo è impossibile perché... Quali sono allora i concetti, i principi del Tai Chi? Ecco, la spiego subito. Il Tai Chi, ogni movimento deve essere... vissuto interiormente, vissuto con la propria mente, non c'è un movimento che è dissociato dalla propria mente. Ecco. Quindi occorre seguire questi movimenti che, come vediamo qui in televisione, in questi filmati, sono tutti movimenti circolari e non hanno soprattutto interruzioni articolari, che sono quelle che creano i problemi. I cinesi definiscono per esempio il Tai Chi, o per meglio dire le malattie, perché avvengono le malattie? Avvengono perché ci sono dei blocchi cronici in quelli che loro chiamano i centri dei meridiani. A questo punto, con questi esercizi qua morbidi, armoniosi, fluidi, permette di ristabilire tutta la circolazione dell'energia interna nostra. Sembrano delle parole fatte utopistiche, però in effetti è così. Assolutamente. E questo dà la possibilità, infatti noi facciamo un'ora e la gente neanche se ne accorge, perché è così immersa in quello che sta facendo. Bellissimo. E con beneficio perché ha della flessibilità, allungamenti muscolari, per non parlare dopo per quelli che sono, diciamo, le problematiche degli anziani...
gliene accenno soltanto qualche cosina, per esempio, per quanto riguarda, per esempio, sappiamo che la crescita degli anziani è cresciuta in modo esponenziale, per ora. Quindi gli specialisti, gli istituti sanitari stanno cercando di trovare qualche cosa che possa diciamo, aiutarli in questo percorso qua. Le cadute, per esempio, le cadute degli anziani sono una cosa proprio... Certo, devastante. Devastante. E questo perché avviene le cadute? Le cadute avvengono perché? Perché ormai negli anziani, a mano che si va avanti, c'è una degenerazione proprio generale, quindi non hanno più senso di equilibrio, non hanno più la postura corretta, hanno delle andature sbagliate. Quindi il Tai Chi a che serve? A riequilibrare tutto questo, perché il Tai Chi dà equilibrio, fa avere autostima di se stesso, ti fa capire e ti fa percepire le sensazioni che il tuo corpo ti lancia, quindi va a riscoprire come un bambino piccolo tutte le cose che gradatamente proprio si formano in te stesso. Una volta che una ha queste cose qua, e ripeto, può essere fatto dagli anziani perché i carichi sono molto leggeri, in particolar modo nelle caviglie, nelle ginocchia, sono molto leggere e molto uniformi, quindi allena la flessibilità più che altro. Bene, bene. Non trascuriamo che è un'arte nata come arte, storicamente arte marziale. Maestro, come il nostro pubblico può mettersi in contatto con lei? Intanto queste lezioni dove si svolgono? Allora, io queste lezioni qua li tengo presso una palestra scolastica, lo Spano Bolani, che mi concede annualmente con un contratto che ho col Comune, di un contratto pagato al Comune, e ho delle ore il martedì e il giovedì. Perfetto. E facciamo martedì, giovedì e anche la domenica mattina. La domenica mattina invece andiamo all'aperto, perché il Tai Chi è contemplato per essere fatto all'aperto. Bellissimo. In mezzo ai parchi, e quindi andiamo al circolo al Polimeni, dove c'è un prato, la parte diciamo superiore del circolo, dove ci mettiamo là e proprio ci rilassiamo un'ora e mezza. Bellissimo, e lavoriamo tantissimo. Bellissimo. Per chi volesse contattarla, intanto ricordiamo il nostro pubblico che potete anche chiamare Reggio TV e noi creiamo insomma questo link. Sì, sì, questo sicuramente. Io non ho mai creduto nella pubblicità dello sport. La pubblicità viene soltanto per passaparola, cioè lei viene da me, sta un mese, certo, va bene, non va bene, se va bene glielo dico alla mia amica. Comunque io potrei lasciare il mio cellulare, dico sì, se sì, è una cosa che può essere noi utile, ma giusto... metteremo in contatto con i nostri telespettatori se ci dovessero chiamare. Ad ogni modo il maestro è operativo, come ci ha detto, nella palestra della scuola Spano Bolani. Dalle 18 alle 20 allo Spano Bolani. Il martedì e il giovedì. E la domenica pure, non nella scuola. Benissimo. E un'altra cosa che ci tengo, mi deve perdonare, prego, se ho tante notizie da dare, però soltanto che in un'occasione del genere volevo dire che questo progetto qua io l'ho trasportato al Comune di Reggio Calabria, perché l'assessore alle politiche sociali ha 2-3 anni ha un progetto in cui tutti gli over 60, tutti i pensionati, come si saprà qua a Reggio, fanno tantissime attività, dal decoupage all'informatica, al linguistico. Quindi l'anno scorso